Partenza al binario 9. Renditi conto della responsabilità, dell'onore. Il partito ti ha affidato questo alto incarico. Farò di tutto per essere degna, papà. Mi raccomando, Lucia, allora, segui sempre gli ordini del segretario, guarda sempre al vertice. Non prendere iniziative personali, altrimenti finisci trombata come tuo papà. La mia bambina Montecitorio, ma che emozione, tesoro. Ma quando è? Dopo domani la prima seduta? E quando i deputati fanno a botte, meno anche tu. Calci negli stinchi, nonno. E soprattutto, cara, non mollare. Eia, eia, alala! Senta, papà, si controlli. Siete voi nostalgici, i nostri peggiori nemici. Ciao, papà. Grazie. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, ciao nonno. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Bravo Fermo, meno male che con il ripescaggio ce l'hai fatta. Adesso mi raccomando, a Montecitorio fai sentire la tua voce alta e forte, eh? Parlerò, dirò la mia. Come la tua? Cioè, dirò quello che il partito mi dice di dire. Bene, e adesso pensa al look, all'immagine. Giacca, cravatta, un bel regimental, mai rossa, eh? Una righina ogni tanto. Beh, ogni tanto, però un rosso spento, eh? Ma quale rosso spento? Rosso rivoluzione! Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong! Papà, i tempi sono cambiati. Sì, ma io non cambio. A proposito, ricordati, non andare a messa e niente visita al Papa, va bene? E la Cappella Sistina? Non ti perdi niente, è come lo stadio di San Siro. È piccolo. Quando la finirai di fare il rivoluzionario, voi siete i nostri peggiori nemici. Con te facciamo i conti dopo in sezione. Ciao, papà. Buon viaggio. Arrivederci. Ciao. Le scarpe? Sono nuove, me le ha regalate mio papà. Con la gomma sotto, perché dice che a Roma può essere che piova. Speriamo di no. Lei non va al vagone ristorante? No, mi sono portata delle cose da casa. Sicuramente sono migliori di quelle che si mangiano qua. Le ha fatte mia mamma. Guarda, io sono già in piazza Montecitorio. Venire in via Barberino, so, 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, ciao. Ciao, più tardi. Ciao. Scusa, è il segretario del mio partito. Hai detto via Barberini 11? No, 11 lo dici tu, ma esatto. È la sede di Rifondazione Comunista? Sì, certo, il mio partito. Ma tu chi sei? Sono l'onorevole Pulciani. Sei Fermo Pulciani? Esatto. Il sindaco di San Martino Varesino? Esatto. Quello che ha fondato la piccola mosca? Esatto. Qui con me nel mio letto? Oddio! Veramente, il letto è mio, ma qual è il problema? Scusa. Ma tu sai chi sono io? Io sono una deputata di Alleanza Nazionale. MSI? Sì, sono fascista. Io sono Lucia Baggioni. Ma... Pronipote di Giovanni Baggioni, fondatore dei fasci di San Pier d'Arena. E la penso esattamente come lui! Io rosso e lei nera. Poteva anche nascere un bambino del Milan.